Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, finalmente con un mega ritardo mi è arrivato il nuovo pacco De Agostini che contiene i 5 nuovi numeri del guanto dell'infinito, dal 45 al 49. In questo pacco c'è anche il cappellino in omaggio, ma in questo video non effettueremo il montaggio perché andremo a leggere i fascicoli per capire esattamente cosa andremo a montare nel prossimo video. Iniziamo col numero 45, la gemma del potere. Allora, in questa uscita continuerai ad assemblare la base del tuo guanto dell'infinito e hai anche ricevuto i primi pezzi della gemma del potere. Quindi, allora, questi due pezzi della gemma suppongo che non verranno usati in questo numero, ma qui insomma andiamo a montare il supporto poi dell'asta e vari cuscinetti sulla parte di sotto della base. Nel numero 46 si continua a montare la gemma del potere e quindi installerai sul guanto la gemma del potere in maniera simile a quanto hai già fatto per la gemma della realtà. Quindi, come vedete, ci sono i vari pezzi, compreso il circuito con il LED. Si va a montare la struttura, che è assolutamente identica alle altre, con le solite tre batterie. Dopodiché si va a installare in questo punto. Quindi siamo arrivati, diciamo, a questo stadio dove abbiamo quattro gemme. Nel numero 47 lavoriamo sulla base di supporto, quindi in questa uscita hai ricevuto alcuni componenti della base di supporto che assemblerai nel corso delle prossime sessioni di montaggio. Quindi sono 1 e 2. Vedete questi due pezzi qui che non si possono montare in questo numero, ma lo faremo immediatamente nei prossimi. Numero 48, sempre base di supporto. In questa uscita continuerai a lavorare sulla base di supporto del tuo guanto dell'infinito assemblando i componenti dell'asta. Quindi, insieme ai pezzi del numero precedente, si va a costruire questa struttura che poi si va a montare sull'asta in questo modo e diciamo che serve per reggere, no? Per sorreggere tutto il guanto. Ancora questo pezzo non viene montato, ma lo faremo sicuramente a breve. Con il numero 49, pensavo di terminare la base, invece si passa a un altro dito, il dito medio. Allora, in questa uscita comincerai ad assemblare il dito medio del tuo guanto dell'infinito iniziando da alcune delle sue piastre metalliche. Vedete che i pezzi forniti sono pochi e quindi si assemblano veramente facilmente in questo modo qui, arrivando a questo risultato. Quindi niente di completo, però diciamo che siamo in grado già di vedere, intravedere quindi quali saranno tutti i prossimi numeri. E ok, questo è il cappellino ricevuto in omaggio, questa volta direi veramente carino, con il logo Avengers Infinity War, sicuramente da aggiungere alla collezione di tutti gli altri cappellini ricevuti grazie a De Agostini. Allora, come avete visto, questa spedizione non è che ci porta chissà a quale risultato, perché lavoriamo più che altro sulla base che non si completa nemmeno e iniziamo a lavorare su un altro dito. Diciamo che la cosa buona del ritardo di questa spedizione è che io ho già un altro pacco pronto arrivato, quindi diciamo che il prossimo video, i prossimi video del guanto dell'infinito arriveranno sicuramente più in fretta rispetto ai precedenti. Quindi mi raccomando, seguite il prossimo video perché andremo a montare questa roba e chiaramente vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così in generale da non perdere nessuna delle prossime cose che arriveranno. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!